Grazie Ballanti. Siamo in Veneto, qui è nata la prima banca del plasma, unica in tutta Italia, a cui hanno aderito già in centinaia, tra quelli che hanno avuto il Covid-19. Come ha avuto questa intuizione? Abbiamo i malati, abbiamo guariti, abbiamo il plasma e facciamo un magazzino pronti per le cure qualora saranno autorizzate. Sappiamo tutto del nostro paziente, abbiamo una cartella digitalizzata, abbiamo scritto a casa tutti, c'è stata una chiamata di popolo e il sangue da dedicarsi a queste cure verrà poi immagazzinato. Cosa consiste la terapia del plasma iperimmune? Consiste nella somministrazione di plasma che è stato raccolto da persone che sono state malate in precedenza e che ora sono guarite e che quindi hanno prodotto degli anticorpi in grado di attaccare l'infezione. Su quanti pazienti l'avete sperimentata? Su 15 pazienti, dei quali hanno avuto un'evoluzione migliore nella funzione respiratoria soprattutto, oltre che negli indici di infiammazione. Sicuramente non può essere la terapia del coronavirus, deve essere associata ad altre terapie. Dei 3.600 circa pazienti guariti in tutta la regione Veneto, in quanti hanno risposto all'appello di donare il plasma? E soltanto a Padova ne oltre 300. L'esperienza maggiore noi l'abbiamo fatta con tocilizumab, che abbiamo somministrato a una grossa quantità di nostri pazienti. Quando abbiamo avuto a disposizione plasma, abbiamo utilizzato anche quello, spesso in pazienti che non avevano risposto alle altre terapie. Questi pazienti come stanno ora? Lo scenario è che una certa quota di pazienti non siano guariti completamente, ma al termine dell'infezione da Covid, continuano a riferire mancanza di respiro. Alcuni pazienti rimarranno ossigeno dipendenti. C'è una terapia per il coronavirus più efficace delle altre? L'unico farmaco che sicuramente, ormai ci sono degli studi clinici che lo dimostrano, è il Remdesivir, che era stato utilizzato efficacemente nei confronti di Ebola, di Marburg, di Lassa Fever. È sicuramente un farmaco che ci aiuterà a curare questi pazienti in attesa che escono i farmaci specifici. I dati del contagio dimostrano che la curva sta scendendo, anche se non in maniera speculare all'andamento incrementale che aveva avuto, quindi nelle prime fasi, però l'indice di contagiosità è sotto 1 in tutta Italia. E questo virus, ecco, lo possiamo dire solo per analogia con quello che sappiamo della storia e della biologia degli altri virus pandemici respiratori, c'è sempre stata una mitigazione nel periodo estivo. Quando ha capito che c'era qualcosa che non andava? Sono svegliato chiaramente con i sintomi di una normale influenza e avevo una specie di sentore di mancanza di respirazione. Ho portato pazienza per una decina di giorni cercando di prendere tachipirina. Cosa ha fatto dopo 10 giorni? Insieme alla mia compagna Valentina abbiamo deciso di chiamare il 118. Una volta entrato in ospedale, cosa è successo? Mi hanno subito ricoverato in terapia semi-intensiva. Le ore erano interminabili perché gli infermieri venivano ogni 4-5 ore a portarmi pillole da assumere. Erano due pastiglie di un farmaco anti-HIV e dopo un antimalarico e anche per l'Ebola. Cosa significa non respirare più? Si sente appunto questo desiderio di dover prendere aria per poter avere l'energia per fare poche cose. Avevo quasi paura che fossero quasi delle crisi di panico, quando si va in iperventilazione e il cuore inizia a accelerare e non si riesce più, diciamo, a tenere dietro al ritmo del cuore. Penso molto spesso a quei giorni. L'incertezza del domani, l'incertezza di come si sarebbe evoluta la malattia, di quello che mi sarebbe anche rimasto dalla malattia. Potrebbe scomparire del tutto. È possibile che ci ritorni. La cosa auspicabile è che ci ritorni con virulenza ridotta, perché tutti i virus sono dei parassiti obbligati delle nostre cellule, non hanno interesse a uccidere l'ospite, ma quindi a permanere. Per permanere devono perdere virulenza e acquistare caratteristiche che gli consentano appunto la persistenza. Quindi potrebbe assumere anche le sembianze, chissà, di un banale raffreddore in futuro? Potrebbe.
E noi diamo il benvenuto a Giuseppe Ferrandino, Partito Democratico, europarlamentare, benvenuto a Patrie. Buonasera a tutti. E a Paolo Agnelli, imprenditore. Questa volta